Sono tornato. Signori miei, ma ben ritrovati a tutti in questo nuovo video in compagnia del vostro carissimo Swain. Come va? Spero tutto bene. Io tranquilli, sono stato bene, a parte un piccolo periodo di un paio di settimane che ho avuto, insomma, dei problemi di salute che non sto qui a raccontarvi, però per fortuna si è risolto tutto nel migliore dei modi. Non per questo sono stato assente, per carità, ma più che altro perché è passata l'estate, ho avuto diversi impegni e non sono riuscito più a coordinarmi in modo da far uscire quantomeno il video settimanale. Ma sono qui che ci riprovo. Anche perché ricordiamoci che quando una cosa si fa per passione, ci deve essere il tempo a disposizione, e nel momento in cui c'è il tempo, facendola con voglia, la cosa non pesa, e quindi questo, siccome è il nostro caso, sono ripartito molto volentieri. E parliamo subito di un argomento molto scottante, perché, come ben sappiamo, già da qualche settimana sono usciti i primi prodotti di Gran Festa. Il 22 ottobre, in particolare, è uscita l'Ultra Premium Collection e, come tutti abbiamo avuto modo di constatare, questa collezione è arrivata in quantità veramente, ma veramente misere. Ho sentito, ho letto più che altro di tagli di circa il 94%, che, come ben sappiamo, sono delle cifre gigantesche, e questo mi dispiace. E quindi, che cosa è accaduto? Come ben sappiamo, solita legge, domanda e offerta, questo prodotto è il più richiesto fra tutti, di conseguenza la domanda è alle stelle, l'offerta è, come abbiamo detto poc'anzi, molto ma molto limitata, di conseguenza il prezzo è schizzato alle stelle. Partiamo con un listino di 170 euro e ci ritroviamo a tutt'oggi prodotti venduti a 300 euro e anche di più. Quindi parliamo di un aumento del prezzo nel giro di pochissimi giorni, del praticamente se non il doppio quasi. Possiamo vedere anche le altre collezioni meno interessanti, nonostante quelle sono più o meno disponibili, lasciando stare l'Elite Trainer Box, che è quello comunque uscito da poco e quindi non sappiamo ancora quanto ce n'è in giro, anche se ho potuto constatare che già si trova intorno ai 100 euro, nonostante di listino eravamo sui 70, quindi anche lì temo che almeno in un primo momento le quantità siano limitate. Stavo dicendo, anche le altre collezioni, nonostante ci sono nel mercato, alcuni ne approfittano, quindi la collezione Dragapult, per esempio, che doveva essere intorno ai 20, magari in qualche negozio si trova a 30, quella di Zacian che doveva essere intorno a 30 si trova intorno ai 40, Pikachu invece di 35-40 lo troviamo a 50. Insomma, sta succedendo un pochettino quello che molti si aspettavano, ovvero che in mezzo alla confusione c'è chi aumenta i prezzi, magari persone che non si informano, convinti che il prezzo è quello di listino, e acquistano. Ma torniamo alla nostra Ultra Premium. Chi di voi segue il canale già da diverso tempo sa che io nel mese di luglio ho piazzato un preordine su Daltenda Shop. L'ho piazzato con due, cioè per due Ultra Premium. E con mio grande stupore vi faccio vedere che mi sono arrivate. Signori miei, eccole qua. Questa è la prima e la mettiamo da questa parte. E questa è la seconda e la mettiamo da quest'altra parte, che arrivano direttamente dal nostro Daltenda. Queste qua le ho comprate non a 170, ma ad un prezzo ancora più basso, perché in quel periodo c'era un'offerta che il secondo prodotto meno caro dava diritto a uno sconto del 40%. Quindi queste di qua erano prezzate a 170 euro. Quindi entrambe le avrei dovute pagare 340 euro, ma grazie allo sconto le ho pagate circa 270 euro, una cosa del genere.
Quindi parliamo di 135 euro ogni ultra premium, che ad oggi è veramente un prezzo che non esiste né in cielo né in terra. Ora, le ho messe da questa parte così sono più libero da quest'altra. Diciamo che sono stato da una parte fortunato, ma dall'altra parte sono stato anche, diciamo, tempestivo nel fare il preordine, perché chi è che magari a luglio, a metà luglio, farà dei preordini per 270 euro? Che fra l'altro non ho preordinato solo questi, ma anche due ETB classici. Anche in quel caso di listino 75 l'uno, poi con lo sconto li ho pagati circa 60 l'uno e ne ho ordinati sempre due. E questi, anche in questo caso con mio stupore, ma ovviamente meno stupore rispetto a questi, sono partiti, ma devono ancora arrivare, quindi presumo che tra lunedì e martedì mi arrivano. Adesso, questo non è un video in cui devo flexare la roba che mi è arrivata, per carità, chi mi conosce lo sa, non sono il tipo, ma volevo approfittarne sia per congratularmi con i ragazzi di Daltenda, che, con cui non ho nessuna collaborazione, ma per me chi lavora bene merita di aver fatto della buona pubblicità, quindi andate a fargli un salto, che vi dirò la verità, di solito non hanno prezzi molto vantaggiosi, di solito, ma quando fanno le offerte giuste, e allora a quel punto stateci dietro perché hanno veramente dei prezzi molto molto interessanti. Detto questo, volevo rispondere ad alcune domande che ho sentito in giro e che mi sono fatto anche io. La prima, ad esempio, è: ma è giusto che i negozianti alzino il prezzo? Perché, visto che molti stanno rivendendo queste collezioni a 300 euro, che ripeto, prezzo di listino era 170, 300 euro e più li stanno rivendendo. È giusto che oltre questi scalper che fanno queste manovre siano anche i negozianti a dire: guarda, sai che c'è, la metto direttamente io a 300 euro, in questo modo guadagno di più. È giusto o è sbagliato? Dobbiamo considerare una cosa, che i negozianti intanto operano con partita IVA e pagano le tasse ed è il loro lavoro. Poi dobbiamo considerare il fatto che gli scalper invece, nella maggior parte dei casi, non fanno tutto quello che ho detto prima, che fanno invece i negozianti. Quindi il negoziante pensa: ma io sono stupido che devo vendere il prodotto al prezzo di listino, guadagnare di meno, poi arriva lo scemo di turno che me le compra magari tutte e me le rivende, e le rivende a 300 e passa euro. Io non posso andare a insultare il negoziante, perché secondo me è una manovra del tutto giustificata. Domanda numero 2: ma è giusto comprarle per rivenderle? Consideriamo che una buona parte di collezionisti, non dico tutti, ma una buona parte, con alcuni, non so adesso in percentuale quanti lo fanno, compra sia del prodotto per conservarselo sealed, quindi come collezione, quindi prendo una di queste, me la tengo come collezione personale nel corso degli anni. Chi, oltre magari una copia per lui, ne compra un'altra come investimento. Adesso, visto che la seconda è da investimento, mettiamo il mio caso, che a me la seconda l'ho presa per un domani rivenderla, no? E già questa collezione, in questo momento storico, quindi dopo pochissimi giorni che è uscita, già ha avuto un rincaro del 100%, e anche quasi del 100%. Se già il mio scopo era quella di comprarla per rivenderla, che senso ha se il mio obiettivo di incasso era quello del 100%, aspettare che passino gli anni, se già per me questa percentuale è soddisfacente? Allora la prendo e la rivendo. Che cosa potete venire a dirmi? Che sono anche uno scalper, che ne sto approfittando, che frego le persone? Io non credo, perché nel momento in cui facessi questa manovra fra 2 anni, fra 3 anni,
Che cos'è che cambia? Il fatto che comunque non lo sto togliendo alle persone che potevano avere magari la possibilità di comprarla al tempo? Diciamo che lo posso capire. Da un lato lo posso capire e dall'altro no. Però in entrambi i casi diciamo che la cosa, per quanto mi riguarda, è abbastanza giustificabile. Perché io non sto comprando 20 ultra premium con lo scopo di rivenderne 19. Io ne sto comprando due con lo scopo di rivenderne una e il ricavato me lo investo su altri prodotti sempre Pokémon. Ora, io a prescindere vi dico che non ho intenzione di rivendere la seconda copia, almeno al momento, perché voglio vedere come che cosa accade. Detto questo, passiamo alla prossima domanda. Secondo me, saliranno queste collezioni? E allora, che saliranno ancora? Io la vedo. La vedo dura nel lungo periodo, ma la vedo abbastanza fattibile nel brevissimo. Perché se nel brevissimo cioè non esce nessuna comunicazione da parte di qualcuno che dice: ragazzi, vedete che sono in restock tot unità di Ultra Premium. E allora è fattibile che queste collezioni aumentino ancora di valore. Ma se noi aspettiamo qualche settimana e esce notizia che ci sarà un restock, allora potete immaginare che molto probabilmente queste collezioni, non dico che scendano subito a picco, perché comunque il restock si deve vedere in che quantità arriva. Ma comunque si stabilizzano, non continuano a salire. Perché se voi andate nei venduti su eBay, che fra un po' ci andiamo, la situazione è veramente, veramente scandalosa. Quindi, per rispondere alla domanda se saliranno o no, secondo me nel brevissimo ancora un poco salgono. Ma tra qualche settimana o si stabilizzano o iniziano a scendere di poco. Ripeto, in base alla disponibilità che ci sarà sul mercato. E siccome, secondo me, visto che è un 25esimo, visto che è una collezione importante, ma è possibile mai che The Pokémon Company per l'Italia abbia deciso di produrre soltanto queste pochissime quantità? È possibile? Secondo me no. Secondo me qualche altro restock ci sarà fra 2 settimane, fra 4 settimane, non lo so. Però che si sia bloccato tutto così e l'ultra premium, quelle che ci sono, quelle che non ci sono, non ci sono, mi sembra, credetemi, abbastanza assurdo per una società così importante e per un evento così importante. Poi passiamo a un'altra domanda. È giusto comprarle a questo prezzo? Ovvero circa 300 euro? Io, nel caso in cui non ne avessi nemmeno una copia, a mani basse al 100% vi dico che non ne acquisterei nemmeno una, se non massimo massimo a 200 euro, ma non di più. Perché, come dicevo prima, sono abbastanza convinto che fra qualche settimana qualcosa inizia a muoversi. Capisco quelli che magari hanno il timore che realmente siano finite, però ripeto, è troppo strano secondo me. È veramente troppo strana. Io, visto che comunque sono passati 8 giorni dall'uscita, ancora un pochettino di pazienza l'avrei. Dubito che da qua alle prossime settimane il prezzo schizza ancora di più e salgono a 400, 500. Nonostante abbia visto dei video di personaggi famosi, come ad esempio Federic, che dice che da qui a Natale, anzi, che dice che a Natale queste stanno sui 450 sotto Natale. Io spero e credo che non sia così. Spero di non sbagliare. A parte queste due Ultra Premium e i due TB che vi ho detto di aver già ordinato dal tenda da diverso tempo, preordinato, ho acquistato da GameStop questa di Pikachu, quindi con l'action figure. E poi quella di Dragapult Prime e l'altra di Zacian livello X, tutte da GameStop. Le ho acquistate là semplicemente per il fatto che, voi non ci crederete, questa l'ho comprata l'altro ieri,
che era il 28 di ottobre. No, quell'altro ieri l'ho comprata, 29 ottobre, e ancora avevano due carte promozionali. Per farvi capire, nella mia città, come tutti siano pazzi per i Pokémon, eh? E avevano quella di Snivy e quella di Chikorita. Io ho detto, guarda, me le dai entrambi, visto che sono le ultime due, e ti compro questa. E il commesso molto gentile, sì, e me le ha date entrambi. Quella di Dragapult e quella di Zacian mi sono servite per prendere il trio degli starter di prima generazione. Quindi, per quanto riguarda Granvesta, mi mancano quella di Charizard, quella di Sylveon e quella di Pikachu V-Union. Avendo queste tre, se non vado errato non ce n'è più. Ah, e la valigetta. Avendo queste quattro, quindi riesco a concludere tutte le collezioni, insomma. Prima di chiudere il video, ci tenevo con voi a guardare appunto quello che vi ho anticipato prima, ovvero quello che succede su eBay. 29 ottobre, quindi ieri, venduta a 310. Sempre ieri, 320. Ieri, 325. Questo ha fatto insomma un'offerta, è riuscita a risparmiare qualcosa, ma sempre sopra i 300 dovremmo essere. 320, 313. Il Pikachu che c'è all'interno della collezione l'hanno venduto a 65 euro. Cioè che questa, ragazzi, non è una carta normale, è una carta in metallo. Il Charizard 122, l'altro ieri. Sempre l'altro ieri, 295. Questo addirittura non so nemmeno se poi alla fine ha pagato davvero, perché 380, 370, 295, 315, 331. Ragazzi, la situazione sta sfuggendo veramente di mano. Ma comunque, signori miei, questo è quanto. Vi raccomando di iscrivervi al canale se non l'ancora avete. Come? Se non l'avete ancora fatto, e di lasciare un bel mi piace a supporto del video. E rimanete sintonizzati perché, ragazzi, sento odore di qualche spacchettamento. Voi dimostratemi che siete contenti di questo ritorno, che vi porto qualche spacchettamento che molti di voi so che stanno aspettando. Avevamo un conto in sospeso con Evoluzione Tere, ricordate? Dai coi like, dai ragazzi. Ci vediamo al prossimo, un bacio a tutti, ciao belli miei!